Altra bella torre, complimenti Alberto. Grazie. Torre delle scelte. Da una parte c'è il Belen e da quell'altra c'è Fabrizio Corona. Butto giù Fabrizio Corona. Sì. Perché non capisce niente. Ora della fine è malato. Malato, è malato di soldi, è malato di protagonismo. Tre amici sul divano in ciabatte tutto l'anno, con ospiti speciali e temi di attualità. Resta collegato e non perdere un minuto. Preparati un mojito e sai perché. Buongiorno, bentornati. Ciao Alberto, come stai? Benissimo però. Signore e signori, oggi guarda, sono felice, sono veramente contento perché dopo tanti anni finalmente sono riuscito ad avere una persona che mi ha sempre dato molta curiosità per la sua vita piena e tutto il resto. Quindi sicuro. Oggi abbiamo il piacere di avere Lele Mora qua grazie. Con noi. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie di grazie. Essere qua. Grazie a voi che mi avete invitato, sono felice di essere nel Veneto, nella mia terra. Ah, vedi. Infatti. Partiamo subito dalle origini. Sì. Ma infatti noi quando abbiamo cominciato questo progetto, che era, lo diciamo spesso, era un periodo un po' così, perché non si sapeva bene cosa si poteva fare, allora abbiamo detto partiamo dalla nostra città, insomma ci sono... E quando ne parlavo con Alberto, infatti mi diceva, perché c'è Lele Mora? E dico sì, mi ricordo io che i tuoi trascorsi, la tua partenza, poi ci siamo informati bene di tutto quello che hai fatto, era Verona, insomma. Ne ho di cose. Qualche anno fa, o no? Io sono arrivato a Verona esattamente, dunque, avevo 16 anni. Ok. 16 anni ho fatto con la solita valigia di cartone, si dice, perché io venivo dalla Bassa Padania, tra Dante Alighieri sulla Divina Commedia ha scritto tra l'Adige e il Po c'è una città morta che è Rovigo incolta. Dunque, io vengo da Rovigo, nato a Bagnolo di Po, 1955, così tra qualche giorno faccio 66 anni, sì. Sono un uomo pensionato, bisnonno, e felice di quello che ho fatto, che rifarei tutto, e felice per quello che farò. Beh, l'importante è essere felici. Essere sereni, perché felici poi... Sì, la serenità diciamo che è una sfumatura della esatto, felicità. Esatto. No, è vero. È più facile essere sereni che felici forse. Assolutamente. E arrivai a Verona proprio che avevo 16 anni e allora era un momento particolare della mia vita. Io avevo finito le superiori e avevo scelto la scuola alberghiera. Okay. A Bardolino? No. Adria, in provincia di Rovigo, dove ho fatto 5 anni di scuola alberghiera. Mi sono diplomato perito tecnico alberghiero e dopo 2 anni che ho finito tutto, mi hanno chiamato a Bardolino a insegnare nella scuola alberghiera di Bardolino ed ero professore, insegnavo. Mio papà era molto felice perché dice hai un posto statale, sai cosa vuol dire una volta un posto statale. Poi mio papà era un coltivatore, coltivava la terra, un contadino vero, e mia mamma pure, però capivo che non era il mio ambiente, il mio settore, il mio... c'era qualcosa che non proprio... Non sentivi tuo. Esatto, non mi dava l'energia che volevo. Però ti ho sempre visto... ci sono stati dei periodi in cui si vedeva magari era un periodo difficile, okay, però io ho sempre questo ricordo di te sorridente, vestito bene in mezzo a queste belle feste, questa cosa, e mi rimane quel ricordo. Beh, ma sai, negli alti e nei bassi bisogna ricordarli, sono sempre esperienze di vita. Io mi ricordo la prima brutta esperienza di vita che ho avuto, l'ho avuto proprio a Verona. Ah, ok. Nel 1800... nel 1988 ho avuto, se ben ricordo, io vengo fuori da una... E qua ti do una chicca che pochi sanno. Okay. Quando il Verona ha vinto lo scudetto, okay, 84 e 85, è stato un grande anno quello lì, e devono tanto a me la vittoria dello scudetto. Non racconto le motivazioni, ma se tu vai a vedere le partite, ritorni indietro
un po' di anni avevamo Elker, avevamo Briegel, avevamo tanti giocatori, Fanna, Calderisi, che siamo ancora amici, e devo dirti che io frequentavo tutti loro e frequentavo anche altre persone, ma se tu guardi le partite, segnavano sempre, non si sa perché, gli ultimi 10 minuti, 15 minuti, e il Verona, Chiampan mica se lo immaginava che il Verona potesse vincere, no, uno scudetto, anche perché uno scudetto costa poi mandare avanti la squadra. È uno scoop questo. Questo è proprio uno scoop. Non diciamo le motivazioni perché non bisogna dirle. Perché stavano bene a Verona. Stavano bene a Verona. Se stavano bene era merito. Esatto. Questo possiamo dire. Ma penso, senso. Serve anche quello nella vita. Poi sai, è arrivato quel momento un po' strano che a casa mia arrivava di tutto, c'era Caniggia, c'era Patti Bravo, c'era Maradona, tutta questa gente che veniva a trovarmi, e lì è stato inventato veramente un contesto che non è mai esistito, anche perché io sono un uomo contrario a ogni tipo di droga, dunque lì invece sono stato arrestato per cocaina, cosa che non ho mai né usato né visto né voluto vedere. Mi sono fatto qualche giorno di carcere, poi sai, è venuto un indulto e tutto è andato in una bolla di sapone. Però siamo stati sui giornali e sulle televisioni per un po' di tempo, ma comunque non fa niente. È bello ricordarlo, hai capito? Sì, sì, sì. Quando una cosa è bella passa e va, è sempre bello. Insomma, poi se ne valsa la pena di vivere tutti quei bei momenti prima. Sì, no? Sì, sì, ci sono quei ricordi. Ma sempre i rimpianti, bastano. Guarda, io devo dire che ho sofferto molto questi ultimi periodi perché la scomparsa di Diego per me è stato un grande amico, che io ho sempre lavorato con lui, e mi è dispiaciuto tantissimo, anche perché io l'ho aiutato nel momento che lui stava male male, l'ho mandato a Cuba da Fidel Castro, dove l'ha curato attentamente per 3 anni. E poi Paolo Rossi, così all'improvviso, che viveva a casa mia, e a casa mia sono passati tanti calciatori, allo stadio, quando ero allo stadio. Lo stadio, il calcio, lo sport. Sei partito un po' da lì. Io sono partito un po' da lì, infatti grazie a un mio amico che si chiama Giampiero Malena, appassionato di sport e di calcio soprattutto, grazie a lui io ho conosciuto tutti i più grandi nomi del calcio, poi tutti i più grandi nomi dello spettacolo. Oggi sto facendo, non che lo faccio io, ma sono vicino a Ridley Scott che sta girando il film di Gucci. Sono stato con Lady Gaga un paio di settimane fa, che l'ho portato a Monte Carlo perché voleva una borsa di Hermès e non si trovava da nessuna parte. Allora telefono al mondo, l'unico che mi ha aiutato è stato Stefania di Monaco, ha chiamato qualche negozio di Monte Carlo e siamo andati ripartiti con il mio autista, siamo andati a Monte Carlo e abbiamo trovato la borsa per le digare. Risolvere problemi. No, ma è semplice, basta che chiami Stefania di Monaco, cioè sono una rubrica difficile. Tu troverà. Guardi sul telefono, tu dici, infatti chissà che rubrica del telefono, che sai, deve essere... È vero, è vero, però una bella rubrica, beh, sai. Però aiuta, cioè quando, cioè se può aiutare, insomma... Ha aiutato tanto nel mio lavoro questo... Ieri per puro caso, guarda, ho chiamato una signora che diciamo che era, credo sia stata la più grande donna del mondo della televisione, che lei ha fatto tantissimi, è stata la prima a fare i format televisivi. Okay. Questa signora si chiama Fatma Ruffini. Ah, sì. E se tu guardavi a Mediaset, quando partivano i programmi, c'era scritto: è un programma di Fatma Ruffini. Era un'autrice di Mediaset. E lei era, diciamo, Berlusconi in gonnella. Lei veniva dalla descrizione. Dalla Ricordi, che era capa della Ricordi, ed era l'ufficio stampa nonché agente di Lucio Battisti, dove che a casa sua siamo andati tante volte, ed era meraviglioso che quando arrivavamo a casa di Battisti in Brianza così la riceveva come fosse come una mamma. Io l'ho conosciuta lei, che aveva, dice lei, 50 anni e poi l'ho conosciuta quando ci siamo salutati per fare la festa alla fine del suo lavoro a Mediaset 2 anni fa, ne aveva 55. Vabbè, il tempo è andato un po'... È andato una questione di IVA, più IVA, meno IVA, cioè, quella è andato un po' a rilento, ma Fatma è una donna veramente che mi ha insegnato molto, che mi ha, diciamo, fatto capire cos'è la televisione. Il meccanismo. Questa scatola magica che entra in tutte le famiglie, e tu come arrivi a casa cosa fai? Boom, accendi. Adesso abbiamo tantissimi canali. Però i tempi erano diversi. Una volta, se ricordiamo, voi no, perché siete molto più giovani di me,
avevamo la televisione in bianco e nero, oggi abbiamo non solo i canali nazionali, ma abbiamo tanto varietà da scegliere. Adesso vedremo con le leggi nuove cosa verrà fuori. Sì, e anche non solo c'è il cambiamento adesso. Adesso c'è un altro cambiamento. Sì. Dopo la legge Mammì, adesso ci sarà la legge di chi? Ma qua non si sa, andremo a vedere. Però so che con i canali, con Netflix, tu c'hai qualcosa di interessante. Sì, io sono stato, diciamo, fortunato perché Netflix mi ha chiamato per produrre delle cose per loro. Poi ci siamo incontrati prima con chi girava in Italia, poi con chi comandava a Londra, poi con chi comandava in America. E mi hanno chiesto se avevo voglia di raccontare un po' la mia vita e fare due puntate. Ho detto, ma per fare due puntate, non due puntate, due stagioni. Due stagioni. Ah, okay. A me ne servono più di una stagione. Poi avevo fatto un libro molto bello, edito Mondadori, che non ho potuto pubblicarlo perché loro cosa hanno fatto? L'hanno letto e hanno detto no. Allora, da due anni facciamo una serie di cinque. Ok. E abbiamo incominciato a girare qualcosina, non tanto, perché la nostra sceneggiatrice è molto impegnata, ma loro hanno voluto partire dai ultimi film con questo artista che mi ha fatto un grande regalo. Lui ha girato in Italia nel 2000 e qualche anno, adesso non lo ricordo bene, ha fatto Hannibal a Firenze. Sì. Questo amico mi ha detto, io devo farti un piacere per il posto dove che tu mi hai messo. Loro cercavano un albergo solo per loro, per non essere disturbati fuori Firenze. Io invece di metterli in un albergo li ho messi a casa di Roberto Cavalli, Eva Cavalli che era la moglie di Roberto, adesso non più. Li hanno ospitati come era giusto ospitarli, con Ridley Scott il regista, Giannina Faccio, la mia artista che ha vissuto tanti anni vicino a me a Villa Franca di Verona, e che ha portato di tutto, da Stallone a quello che faceva i erano due motociclisti, su Italia 1 andava quella fixio, i Chips. Ah, i Chips, Ponciarello. Ponciarello, è venuta con Ponciarello. Eric Estrada. Eric, adesso è morto, poverino. Ha fatto anche Beautiful, Eric Estrada. Non lo ricordo subito, lo ricordo a casa mia che era arrivato con la moto, con la sua moto. Il film, questa serie si chiude con Anthony Hopkins. Premio Oscar di Madonna, cioè, credo che grandissimo, non siamo ancora Madonna, ecco, tu hai detto Madonna, io ti dico, io ho lavorato con Madonna. Ah, sì? Perché Madonna è una mia grande amica, siamo molto amici, e Madonna io la prima volta che l'ho conosciuta l'ho portata, pensate, a promuovere una canzone vicino a Pavia, erano gli anni 80 che io avevo incominciato. Lei era ancora mora, con i capelli corti, e siamo andati con il telegattone, come si chiama? Roberto Seimandi. Abbiamo... Io sono tuttologo degli anni di questi anni. E io lì ho fatto con lei, ho portato lei che andava in promozione, e siamo andati su Canale 5, quando lui era su Canale 5. Okay. Era poi... proprio i momenti... ma ci dovrebbe essere qualche filmato in giro. Vorrei dire ad Alberto, che è un ragazzo giovane, che adesso tu Madonna vedi questa signora di un certo tipo, ma Madonna è stata il sogno erotico dell'italiano medio, dell'americano medio, per anni, perché diciamo. non era bellissima, ma era sensualissima. Sì, veramente. Allora, lì voglio fare un passo attuale, insomma, una donna che sognavano tutti ultimamente di avvicinarla, magari averci qualche anche storiellina, adesso è incinta per la seconda volta, e ho visto poche sere fa la prima di Amici, che due comici divertenti che sono cresciuti con me, e gli hanno detto a Stefano, allora diventi papà un'altra volta? No, gli ha detto lui, non sono io il papà è un altro, è un parrucchiere, come dicevano a me che facevo il parrucchiere, che non è vero, io avevo tanti negozi di parrucchiere che avevo fatto per il mio primo, sì, ma non era, magari fare il parrucchiere è un'arte, però non sono mai stato parrucchiere. Ecco, quello che ti stavo dicendo, una volta c'era Madonna, adesso noi in Italia abbiamo Belen. Belen che non è questa grande bellezza, ma ha una grande sensualità
che solo che si muove l'anca o il culetto un attimino tutti si arrapano. Sì, sì, no, no, no. Non c'è bisogno di Viagra o di qualcos'altro. No, basta, no, 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 basta un giro d'anca di Belen, già tutto, beh, recentemente tutto si alza. Fatto l'elicottero. Sì, è vero, questo movimento c'è posta per te. Aveva questa camicetta un po' così. Sì, molto leggera. E comunque dopo, è stata ripresa. Io adesso dirò una cosa che cadrà anche la telecamera. A me è una bellissima donna, è sensuale, però a me non fa impazzire. No, okay. Cioè, nel senso, io dico che ce ne sono di più belle, però è una mestierante, è quello che c'è da dire, è una che con poco, se vuoi ti racconto la storia di Belen veloce. Beh, sì, dai, se ti interessa a noi come interessa chi, allora, chi ci ascolta. Belen io la conosco nel 2006 a Cortina d'Ampezzo, a un certo orario del pomeriggio ricevo una telefonata da Boriello. Boriello mi dice: sai, c'è tutto pieno a Cortina, lei, tu che hai questo chalet con tante camere, non hai la camera per noi. Ho detto: sei fortunato, tesoro, perché un po' sono andati a lavorare, era Capodanno, hai capito? Mi vedo arrivare Boriello, che è sempre un amico vero, con questa ragazzina molto carina, ma non ci ho neanche fatto caso. Gli ho fatto preparare una camera per loro, poi gli ho detto: se volete fermarvi, c'è il posto, mangiate. Se volete dare una bella festa, chiamo io. Allora non era famoso Gianluca Vacchi, era solamente un grande, un bel giovine, ricchissimo, e faceva una festa, ma non è che c'era tanto da mangiare. La mattina che loro andavano via, lei mi ha chiesto il numero di telefono perché dice: sai, io ho sempre sognato di lavorare con te, ti ho qua davanti, voglio chiederti di lavorare con te. Allora ho detto: non posso dirtelo adesso, siamo a Capodanno, siamo al primo dell'anno, vieni un giorno in ufficio e ne parliamo. Morale della favola, ci siamo parlati, ho detto: ma tu vuoi lavorare in Italia, come sei messa col permesso? Perché qua se non sei il permesso in regola non puoi lavorare. Fanno: io non ho il permesso, sono un'abusiva, perché avevo solo il viaggio di andata turistico. Allora, amore mio, prima di tutto devi tornare in Argentina, rientri, io ti parti con una lettera che ti faccio io, che ti assumo come badante, che fai dei lavori casarecci. Ma se facevi fare la badante, se quanti soldi che facevi? E allora lei parte, va in Argentina, io ho detto: butta via il passaporto, così non rimane il segno che sei fuori dall'Argentina da 3 anni senza permesso, e ti fai fare il passaporto nuovo per rientrare. C'hai già l'invito, biglietto fatto, che gli avevo fatto io, perché non era così ricca lei, era Boriello la teneva un po' a stecchetto. E gli ho fatto il biglietto di andata e il biglietto di ritorno. Quando è tornata abbiamo incominciato subito a farla lavorare, ha fatto tintoria su Rai 3. Dopo lavanderia gli ho fatto fare l'isola, dopo l'isola è stato il suo boom, un po' perché tutti pensavano avesse trombato con l'ex della quella di quella signora matura, MILF, chiamiamola così, sì, moglie del presidente dell'America, ex presidente di Trump. Se vuoi facciamo i nomi, io so tutti Ivana Trump e Rossano Rubicondi. Sembrava che ci fosse stato dietro questi... Un inciuccio. Ma invece era solo gossip, non c'è stato, non niente. C'è stato niente. C'è stato niente. Però è servito quel gossip, credo. Come è servito molto, perché poi subito l'ha voluta Mediaset, l'ha voluta Fatma Ruffini per condurre Scherzi a parte. Questa è Belen in breve. Ed è stata anche una delle ultime star che poi è veramente... Non c'è stato più niente dopo di lei. Dopo di lei a quel livello lì? Non c'è niente in giro che possa dire. C'è stata una che per me credo sia una delle più belle, anche questa scoperta da me, Aida Jespica. Ah sì, che ha fatto anche la velina, no? Aida arrivava dal Venezuela. Lei ha fatto vari programmi, perché ha fatto il bagaglino, ha fatto tanta televisione, lei, film di Natale, è una che io gli insegnavo le cose e lei le faceva con molta passione, con molta precisione, ed è una che ha guadagnato tanti soldi. Io devo dire che l'ho vista dal vivo. Ed è molto bella, molto, rimane, diciamo, molto gnocca. Sì, infatti non si può dire. Io per tanti anni sono andato al mare dove tutte le VIP andavano, una volta guardavo e ho detto: Madonna, era lei, era... Non tutto dovuto alla mamma, ma anche un po' il chirurgo. Vabbè, insomma, tra l'altro il chirurgo è bravo, è di Verona. Poi come si chiama, che lo salutiamo? Si chiama Dario Bertossi. Salutiamo Dario Bertossi, che un giorno magari ci potrà servire. Alberto. Speriamo di no. Anch'io vado adesso
prima di Pasqua a farmi la blefaro. Vabbè, allora poi ti scrivo. Andate insieme, va bene, ok. Così so chi fare un regalo fra qualche anno. Ma secondo te perché poi non ci sono state più scoperte come scoperte? Poi comunque... Perché non c'ero più io. Vabbè, giusto. Questa è la verità, io sai, ho avuto anche qualche problemino, chiamiamolo così, l'invidia, la cattiveria, l'essere a volte pettegoli su alcune cose. Io ho lanciato tanta bella gente, tanta, anche qualche brutta gente. Sì, guarda, brutto uno tra tutti, ma perché, brutto perché poi si è comportato, guarda, male, brutto perché non uno tra tutti, già che mi ha fatto un po' di querele, ma non me ne frega niente, secondo me è Alfonso Signorini. Okay. Crede di essere il conduttore più bravo del mondo, ma secondo me può essere un bravo giornalista, ma nient'altro. Adesso si è messo in testa che deve condurre il Grande Fratello, VIP, che poi di VIP non so chi c'era. E era prima mio grande amico, oggi io, un giorno ho fatto un libro finché ero in vacanza, io ho fatto un po' di vacanza, un anno e mezzo, in un posto così, un po' in ristrettezze, perché ero in isolamento, sorveglianza vista, divieto d'incontro, sì. E io ho scritto due o tre libri, tra cui un libro che diceva la mia verità, credo che l'hanno comprato in tanti perché pensavano chissà cosa dicessi, invece dicevo solo esattamente quello che ho vissuto in quel periodo di quell'anno e mezzo, tra cui avevo messo anche delle frasi su questo signore che non voglio più citare. Okay. E questo signore mi ha telefonato per chiedermi scusa, eccetera, eccetera, e gli ho detto come uomo ti posso scusare, ma come amico no. Mm. Dunque se non mi telefoni più e se non ci vediamo più è la cosa migliore, più bella che io potrei avere dalla vita e da te. Poi purtroppo l'ho visto una sera e non sono stato capace di stare zitto, glielo ho detto talmente tante che la proprietaria del ristorante ha detto lei calmati, ma le meritava tutte, credimi. Comunque passando poi anche alla seconda parte, dicevamo alti bassi, bassi alti, ho letto una dichiarazione che mi incuriosiva dove dici che poi i problemi sono nati quando hai aperto le porte della tua villa in Sardegna alla televisione. Io ho fatto, allora io non ero, si conosceva il mio nome nei meandri della televisione, diciamo così, okay, o del gossip. Dietro le quinte un po'. Sì, e io grazie a Santoro che mi ha pregato, ripregato, ripregato ancora di fare, io l'avevo portato ad Arcore e l'avevo portato a fare un contratto insieme, c'era a quei tempi un grande senatore che lo voleva anche lui per la politica, e Marcello Dell'Utri, che io stimo e apprezzo, è un uomo che ha pagato molto di più di me e molto di più di quello che doveva pagare, però Marcello è un grande uomo, una grande persona di cultura, di tutto, perché lui, la sua libreria è immensa. Io pochi giorni fa ho visto una libreria a casa di un cardinale che sono stato a Roma, cardinale Müller, che poi ne sentirei parlare di questo cardinale tra un po'. Sì, okay, sì, sì. Ce lo ricordiamo. Segnati questo. Giorno, data e ora. Ludwig Müller. Müller. Prendi nota, c'ha 72 anni, tra qualche, non dico tanto, tra 2-3 anni sentirai questo nome. E sai quelle cose che dico io poi avvengo. Sì, sì, questo. E... Se c'è il papà nuovo, ce lo giochiamo Müller. Esatto. La sdaio darà, lo darà Müller. Ci sei arrivato senza che io ti dicessi niente. Ho capito. E comunque dicevamo del servizio che poi... Sì, ho fatto questo Tutti Ricchi, Shusha, era Shusha. Abbiamo fatto il quasi 40% su Rai 2, allora c'era Celli come presidente della Rai e la gente era patita di vedere quello che girava intorno a me, era tantissimo, era tanto... Infatti, è vero. C'erano ricchi, ricchissimi, si andava al porto, tutta la gente pronta con le macchinette fotografiche. Allora non c'erano i telefonini. Beh, dicevo prima in Videocracy che ho visto recentemente, ci sono queste immagini di repertorio, ma comunque ci sono queste immagini. Ma infatti quello che dicevo prima era quello, cioè io che mi ricordo, perché comunque sono un'altra età e mi ricordo tutte queste cose, l'ho detto prima in presentazione, avrei voluto essere lì.
Cioè, è una cosa talmente bella da vedere che dopo la gente, solo gli invidiosi e quelli che non possono permetterselo potevano dire qualcosa, perché tanto, cioè, era qualcosa di bello, si vedeva. Poi, come tutto il mondo, ci può essere chi ci vede il bello, chi ci vede il brutto, chi ci vede lo sporco, chi ci vede, chi ci vede il bene, magari c'è sempre comunque chi ci vede il male, magari qualcosa c'è, ma non c'erano queste grandi cose, tutt'altro. Io mi ricordo che il trenino di Porto Cervo, che faceva il giro di tutte le cose belle di Porto Cervo, con tutti i turisti, si fermava davanti a casa mia e diceva: qua abita l'Elemora, adesso proviamo a vedere se è in casa, perché se viene se è in casa lui viene fuori e potete farvi qualche fotografia. È durato per tanti anni questo, perché io in Sardegna l'ho frequentata pesantemente 20 anni, ma in totale 30, dunque ho fatto anche un po' la storia di Porto Cervo. Ho letto anche che avevi che c'era un aereo privato per portare gli ospiti di Sardegna. Sì, avevo il mio... brandizzato anche nelle mode. Esatto, 5x5. È una leggenda? No, 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 è esistito, l'ho comprato, ma me l'hanno sequestrato. Quando mi hanno arrestato, mi hanno sequestrato delle macchine che avevo molto carine. Tanto il culo le metti solo su una macchina. Eh sì, quando te ne hai una. Sì, sì. Però i magistrati che a quel tempo hanno fatto questo mio, diciamo, momento non carino della mia vita, hanno cercato di interrompere questo momento così eclatante, dove tutto era, arrivava per caso, siano tanti soldi, siano tanti personaggi, siano tante storie, tante, ma forse dipendeva proprio da quel periodo che io ho fatto Sciuscià tutti i ricchi, perché lì abbiamo fatto vedere tutto, forse troppo. Diciamo, adesso col senno di poi è facile per tutti i geni, però se forse l'ostentazione di certe cose poi... Si potevano evitare, sai, io mettevo questi camici bianchi lunghi che mi aveva regalato Arafat, erano camici bianchi che all'estate ti isolavano dal caldo. Io scendevo in piazzetta, cosa che succedeva una volta alla settimana, non di più, ma perché c'avevo degli ospiti che volevano andare in piazzetta e c'era la gente che impazziva, tutta questa marea di persone, ma da una parte era molto bello, dall'altra era anche fastidioso, cosa che però è giusto che sia così, perché se tu non vuoi andare a metterti in mezzo al casino, stai a casa tua, non esci. Allora se tu vai e esci, ti devi dare al pubblico che ti vuol bene, che ti ama, che ti vuole toccare, ti vuole fotografare, vuole capire, vuole sapere. Sì, comunque fa parte della vita pubblica. Fa parte della vita di un personaggio pubblico. Se no, è quello che oggi succede, se tu vai in giro, che ti chiedono una fotografia, non puoi dire di no, perché tu sei un personaggio pubblico. Dire di no è come trattare male una persona che ti stima, che ti vuol bene, che a volte è quella che ti ha fatto fare anche il successo. Io non è che sono un personaggio da televisione, purtroppo sono diventato un personaggio televisivo, amato da una parte, odiato da un'altra, non lo so le motivazioni, ma io mi sono sempre dato quando è stato il momento che qualcuno mi ha chiesto qualcosa. Forse ho dato anche troppo. Quelli che erano vicino a me, finché c'era da star bene, da mangiare, da guadagnare, c'erano. Poi in un momento sono scappati, non tutti, abbastanza, ma tanti sono rimasti. Ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo. Io non voglio più fare il management, perché fare il management diventa molto duro, molto stancante. E sai, l'età, gli anni ci sono, non sì, è sì, che beh, giusto, giusto. Io preferisco oggi fare altre cose che mi divertono di più e mi fanno star meglio senza avere problemi. Ma penso che sei bisnonno, tutto quello che sono bisnonno di una bambina di 3 anni, non sai la gioia che mi dà. Bisnonno è triplo papà praticamente. Bisnonno è super. Esatto. Sì, non voglio, parlare di tempi bui, però per una persona che per tanti anni è stata speciale, insomma, è stato un tuo caro amico e tutto il resto, è un periodo un po' duro. Ho visto, insomma, ho visto qualche immagine. Bravo di Fabrizio Corona. Insomma. Ah, Fabrizio, ma Fabrizio sai cosa c'ha? Allora, Fabrizio, ti dico, è un uomo molto intelligente. E lì viene da una famiglia, un padre giornalista importante che pensa che suo papà ha fatto studio aperto. Berlusconi l'ha chiamato per fare studio aperto. Ed abbiamo anche discusso con Berlusconi quella volta che lo voleva a tutti i costi. Lui aveva fatto Moda, King, dei giornali che hanno a quei tempi, oggi la carta stampata non funziona più. E devo dire, però è stato poi dopo 6 mesi si è ribaltata la frittata. Se Berlusconi gli diceva di
fare un servizio bello su Craxi, lui lo faceva negativo. Sì, hai capito? Allora è stato costretto a interrompere i rapporti e ha perso il suo posto di lavoro. Fabrizio forse da un lato assomiglia a suo papà su certe cose, sull'altro è uno che vuole sempre sfidare la giustizia. Lui dice: io sono Robin Hood, tolgo i ricchi e me li tengo. Questo è il suo modo di ragionare. È stato il suo modo. Uno che ha avuto tre momenti su tanti anni di carcere che gli hanno assegnato, che è riuscito a, con un bravissimo avvocato che io gli ho presentato, a fare un cumulo e farli diventare meno. Oggi lui ha già fatto 7 anni di carcere, sono tantissimi. Sì, ma è incredibile. Adesso credo che sarà molto dura che lui possa avere dei benefici su quello che ha combinato, perché lì prima di tutto si è studiato tutta questa cosa, io te la racconto senza che io gli parlo, perché siccome lo conosco, lui ha preparato tutto nel suo cervello bacato e ha registrato tutto e l'ha mandato in onda pensando di fare chissà che cosa. Non ha capito che si è fatto del male, poi quei tagliettini non erano il taglio delle vene, erano taglietti di sangue, si sporcava le mani, si metteva in faccia, ma è tutto il resto. Se tu fai credere che sei pazzo, questi ti mettono veramente... E cosa c'è? Li abbiamo spenti. È bello del... Guarda. Magari Anthony Hopkins. Non l'ha neanche guardato. Non si sa mai, magari se era Anthony. Non l'ha neanche guardato. Sarà lui, lo salutiamo. Strano che l'abbiamo messo giù per il podcast. È spento, lo spegniamo, così evitiamo, perché questo genere di problemi. Cioè lui ovviamente si è messo in cattiva luce tanto. Sì, oggi lui è ricoverato in un ospedale a Milano con la scorta in fianco, hai capito? Non può vedere nessuno. Anche per essere tutelato, perché uno che fa queste scene e poi dentro l'ospedale li guarda dove è ricoverato adesso e non può vedere familiari, non può vedere, perché lo trasporteranno, credo, quando lui starà un po' più ripreso, in un carcere di massima sicurezza. Ed è brutto per uno che è abituato a essere libero, essere trasportato in un carcere di massima sicurezza. Forse anche gli attacchi alla magistratura non è che lo aiutino, perché poi nel video, al di là dei tagli e di tutto, comunque ci sono anche delle affermazioni nei confronti dei giudici forti. Non credo che comunque ti aiutino. Anzi, prima o dopo tutti i nodi arrivano al pettine. Se tu fai questo genere di cose... Poi gli hanno dato 3 anni tutti i benefici. I benefici cosa sono? Si chiama... Io che l'ho vissuto e l'ho avuto sulla mia pelle. Quanti anni hai fatto tu? Sì. No, io ho fatto 1 anno e mezzo, poi sei poi basta. No. Ah, avevo solamente dato i servizi sociali. Okay. Perché se tu fai i servizi sociali, poi ti viene scontata la tua pena. E quando è finita la pena, tu hai pagato tutto. Non hai più niente da pagare. A parte che a me mi hanno tolto di tutto, ci mancava solo che mi togliessero le mutande e mi avevano tolto tutto quanto. Ma però il comportamento... che il magistrato di sorveglianza mi ha dato, io l'ho eseguito sugli ordini. Dovevo essere a casa alle 11 di sera, io a casa alle 10:30, non potevo andare fuori Milano, stavo a Milano. Quello che non ha capito Fabrizio, per 3 volte gliel'hanno dato, adesso questi non glieli daranno più. E sono leggi che ci sono e vanno rispettate, lui non ha voluto rispettarle e mi dispiace, perché vederlo ridotto in quello stato lì... È la follia, credo che sia la follia che gli è partita. Allora, come tutte le volte, come tutte le nostre puntate, noi abbiamo sempre un gioco. Alberto ci tiene tantissimo. Abbiamo preparato un gioco per te oggi. Allora, il gioco noi lo facciamo sempre tagliato sull'ospite. E per te oggi abbiamo pensato a qualcosina di particolare. Il gioco della torre. Il gioco della torre. Alberto, che è un grande, per lui proprio fa le spiegazioni dei giochi. Esatto, immaginiamo una torre, con delle mora al centro della torre e due figure, una alla sua sinistra e una alla sua destra. Dovrà scegliere chi salvare e chi buttare giù dalla torre. Mi sembra una spiegazione veloce. Allora, io capisco, noi abbiamo cercato di metterti non in difficoltà, perché siamo stati gentilissimi con gli accoppiamenti. Poi è difficile metterti in difficoltà. No, infatti abbiamo visto, abbiamo detto, boh, chissà, invece ho visto che non... Possiamo parlare di qualsiasi cosa. Io sono la semplicità fatta a persona. Okay, dunque. Però sai, noi lo sapevamo, adesso lo so perfettamente. Vai, Simo. Allora, gioco della torre. Partiamo con due donne, insomma, hanno fatto un po' di storia della TV. Allora, da una parte c'è Nina Moritz e da quell'altra c'è Simona Ventura.
Butto giù Simona Ventura. Ah sì? Ah, sì. L'hai visto? Cosa okay. Hai visto Alberto? Non lo so, no, non è stato difficile. L'ho visto bello sicuro. Ti posso dare anche una spiegazione? No, dimmi, per certo. Allora, Nina è una ragazza che, diciamo, mi ha dato delle grandi soddisfazioni. Non che me le abbia, non me le abbia date Simona, ma c'è ancora ed è una che ha sofferto tanto. Allora la terrei perché... Una donna che merita è una buona. No, Simona non è buona, Simona è opportunista. Hai capito. E allora nel momento del quando tutti i topi scappano dalla nave, lei diciamo è stata la prima solo sentendo il rumore. Dopo tutto quello che ho fatto io, gli ho fatto contratti pazzeschi, però dopo di me non ha fatto più niente. No, infatti è un po' ritirata, sì, vita privata. Sì, è vero. Altra bella attore, complimenti Alberto. Grazie. Per le belle scelte. Da una parte c'hai Belen e da quell'altra c'hai Fabrizio Corona. Butto giù Fabrizio Corona. Sì. Salve Belen. Perché non capisce niente. Ora della fine è malato. È malato di soldi, è malato di protagonismo. Mentre Belen piano piano ha saputo costruirsi una carriera, è una bella mestierante, pensa alla sua famiglia, quello che non fa Fabrizio. Allora una coppia però erano belli insieme. Bah, bisogna vedere. Secondo dovrei questo. Dirti un aneddoto, ma è meglio non dirlo. Okay, perché... Sono bisnonno, mi okay. Trattengo. Va bene. Bisnonno dà quella serietà in più. Esatto. Allora, altre due donne, insomma, piacevoli anche tutte e due, adesso c'è una certa età, a che fare. Da una parte Sabrina Ferilli e da quell'altra Valeria Marini. Allora, mi tengo Valeria Marini, malgrado io abbia amato tantissimo Sabrina Ferilli, perché Sabrina ha deciso di non lavorare più con me, ma non credo per suo volere, ma per volere del suo compagno, Flavio Cattaneo. Mentre Valeria ancora oggi mi chiede di tornare a lavorare con me, star con me, si è divertita, le cose più belle che ha fatto le ha fatto solo con me. E devo dire che Sabrina, abbiamo fatto molte cose belle insieme, ma non ha capito il valore mio. Allora preferisco Valeria, che ancora oggi è... malgrado essere sempre la bella bambolona, la bambola che quando siamo stati a Venezia tutti la fischiavano e lei si è alzata in piedi e ha applaudito tutti quanti lo stesso. Da lì capisci l'ingenuità, ma nel suo modo di essere ingenuo è anche divertente. Sabrina invece è un po' troppo comunista per essere diretto. Vabbè, io la Ferilli avrei detto tutto nella vita tranne che comunista, sinceramente. Però ci fidiamo di lei. Vabbè, però insomma adesso ho una certa età, quindi va bene, non riguardo più certe donne quando sono troppo anziano. Ultima torre, bravo Alberto, qua. Grazie. Allora, da una parte c'è Silvio Berlusconi e da quell'altra parte c'è Emilio Fede. Butto giù Emilio Fede 150.000 volte. Silvio non lo tradirò mai per nessuna cosa al mondo. Vedi, mi sono fatto anche la galera per Silvio. E lì ho pagato, ci ho rimesso, ho fatto di tutto, ma non l'ho tradito. Beh, visto che siamo entrati in argomento, con Berlusconi poi era stato per il processo Ruby, o sbaglio? Sì, processo Ruby. Che se vuoi dirci qualcosa in merito, perché ma, alla fine penso che io non l'ho parlato, ma... Ma la Ruby non l'ho portata io ad Arcole, questo l'ho detto e in una mia dichiarazione che ho fatto prima di essere accusato, e credo che ognuno a casa sua possa fare quello che vuole. Come... Poi Emilio Fede è un traditore, vero? È come i veri giocatori, giocatori che o i tossici, lui è tossico di gioco, sì, allora i tossici gli dicono solo tante bugie, mai nessuna verità. Cioè, Silvio è un amico vero, un uomo a volte troppo solo, e io sono stato dal 1985 fino al 2011 vicino a lui, adesso ci sentiamo poche volte perché non sta neanche tanto bene, ma credo sia una grande persona, un grande uomo, e ogni cosa che ha fatto l'ha fatta in maniera eccellente con degli ottimi risultati. La politica forse era meglio che non la facesse, ma a volte bisogna... provarci, anche perché lui dice amo il mio popolo, amo gli italiani, amo... Non tutti gli italiani hanno amato lui. No, sono... Però al di là di Rubin è capitato che di portare delle ragazze ad Arcole, no? Sì, tante! Ma tipo, io da... Boh, quante, così difficile!
Lui credo che abbia amato le più belle donne d'Italia, per non dire qualcuna più in là, però... E quelli che dicono al contrario perché sono gelosi. I processi sono ancora aperti, però un uomo del suo, della sua portata, della sua elevatezza, anche se non è altissimo, è un signore sotto tutti i profili di vista. Poi sai, io dico, e l'ho anche espresso in aula quando mi sono stato interrogato, che se uno si porta tante cose, tante donne a casa, non può essere accusato di prostituzione. Le prostitute sono un'altra cosa, c'erano una volta, forse al tempo della Merlin, che ha fatto chiudere le case, ma io credo che lui, portandosi tante donne e facendogli tantissimi regali, perché lui era un uomo generoso, non è che le corrompeva o erano prostitute, erano donne meravigliose. So che ne ha busta paga ancora tantissime, perché, dice, i magistrati gli hanno rovinato la carriera a queste donne, allora io devo con qualcosa dargli qualcosa per farle star bene, perché sono state amiche mie, persone che ho frequentato, ma poi al massimo possono essere state amanti. Uno può avere un amante, 2, 3, 100 o forse più, come ne ha avuto lui, ma questo è il modo di fare la propria vita a suo modo. E allora uno non può essere accusato solo perché è presidente del consiglio che ha avuto troppe donne. Ognuno nella sua vita fa quello che vuole, specialmente a casa sua. Recentemente è stato citato da Angela da Mondello. Ah! che salutiamo Angela. Allora, ciao. Allora io dico che nella vita bisogna dare 5 minuti di notorietà a tutti, specialmente a una donna come Angela, che ha avuto tanti disgrazie prima di diventare famosa su una frase indecente, che però lei è venuta da me con un ragazzo che faceva amici, carino, simpatico, ma sì, va là, diamogli un attimo di... Non gli ho mai chiesto niente, non ho preteso mai niente, ho preteso che era giusto che io non la rappresentassi, perché dopo una settimana ho capito che forse i 5 minuti erano diventati troppo di notorietà e ho detto, se fosse la Loren forse ci penserei, ma lei non mi interessa rappresentarla. Così è stato. Pirandello avrebbe detto, così è, se vi pare. Infatti. Con cantanti hai lavorato comunque? Tantissimi. Non solo personaggi della TV. Io ho cominciato con i cantanti, ho cominciato con Gianna Nannini, poi Loredana Bertè, poi Patti Bravo, poi Zucchero, poi ho fatto tutti i Pavarotti in Frank, che sono stati un cult per tanti anni, con tutti i più grandi personaggi del mondo della canzone, che Pavarotti invitava, sai, davvero ricevere un invito da Luciano Pavarotti era una cosa importante. Non potevi di sicuro dire di no, no. Diciamo che... c'è chi ha detto che di no, anche Vasco Rossi è stato invitato tante volte ma non c'è mai andato. E Vasco è uno fatto alla sua maniera, un grande cantante italiano, forse grande anche per quello, perché stato forse sincero. Perché a volte sai dire di no, hai capito. Dobbiamo pensare però che col capodanno cinese Bocelli ha fatto in streaming un concerto insieme al suo figlio, perché adesso sta lanciando anche il figlio, e hanno fatto 1.500.000.000 di persone. Ma il bello è che su questo 1.500.000.000 di persone hanno pagato per assistere al concerto 20 euro a persona. Pensa che incasso ha fatto, 20 euro. Senza muoversi da casa. Sì, sì. Vabbè. Fai due conti, moltiplica. Sono 30 miliardi di euro. Più o meno, dopo sì, meno. Gli entreranno tutti in tasca, però. Sì, vabbè, sono tanti lo stesso. Che ne entra anche la metà, sono tantissimi. Pensa al figlio, che non è neanche lui quello figlio, cioè nel senso, è il figlio. È quando tu dici, beh, poi di sicuro si è visto negli ultimi anni che anche col pubblico asiatico, soprattutto dei fenomeni europei, diciamo, funziona quasi di più che in Italia, perché se in Italia Bocelli facesse per Capodanno online, streaming, non credo che si mettano 60 milioni di persone a 20 euro. Metà lo craccano, metà lo craccano. Metà lo fanno in qualche maniera, se lo fanno passare con l'amico. Sì, quindi dico, è anche proprio il mercato asiatico che noi non ci immaginiamo, ma Sono tanti. E
e disposti soprattutto? Stanno bene, cioè nel senso stanno bene, sono tanti e soprattutto, cioè, essendo, se lo possono permettere. Se lo possono permettere. E poi anche hanno più confidenza con lo streaming. Sì, quello sì. Già quello per noi propone uno un concerto streaming. Durante la quarantena sono stati anche dei concerti di cantanti che ascolto, non ne ho guardato neanche uno perché è qualcosa che per me non ha senso. Mentre là è già da anni che comunque c'è questa, sì, poi questa tradizione. Ok, allora noi come rito finale della puntata ogni volta ti chiediamo i tuoi programmi futuri, un paio ce l'hai già detti. Sì, di solito chiediamo cosa c'è nel futuro, come ti vedi, adesso io non dico 5, 10, 20, 30 anni perché uno può dire quello che vuole, però progetto a breve termine, magari uno un po' più... Mi ha detto la serie TV. La serie TV è finita. Qualche programma che sto scrivendo e l'accademia che sto facendo. Ah, sì. Okay. L'accademia che... Si chiamerà l'Accademia di Lele Mora? Sì. LM Academy. Ok, LM Academy. Una bella cornice, accademia, chi ha voglia di imparare, se ha del talento, si iscrive, un po' in streaming, un po' in... Un po' dal vivo. Un po' dal vivo, presenza, potranno presenziare. Un po' in DAD. DAD all'Accademia di Lele Mora. Ma quindi, cioè, uno viene e può imparare varie cose. Ci sono tanti maestri, ma ci saranno anche tante cose che succederanno dentro l'Accademia, hai capito? Okay. Okay. Dove poi magari, tipo questa volta che Ridley Scott cercava delle comparse, magari comparse anche parlando. Visto che lo girano in inglese, devono sapere l'inglese. Sai che le lingue migliori oggi per fare il nostro lavoro è spagnolo e inglese. Sì. Una volta era solo l'inglese, oggi abbiamo lo spagnolo che è diventato la lingua più importante al mondo. Uomini, donne, per uomini, donne e 5-6 materie solo. Okay. Attori, attrici, cantanti, poi avrò l'arte, perché l'arte è importante, avrò Sgarbi, avrò altri 3-4 che sanno bene di arte, poi la televisione, perché sai, la televisione, come ti ho detto, una scatola magica che c'è in tutte le famiglie. E cinema e teatro. E cinema e teatro, ma poi sto pensando anche a qualcos'altro adesso. C'ho l'influencer, perché bisogna pensare anche per l'influencer. Sei le materie. Okay. Sei le materie che ogni giorno faremo varie lezioni con vari personaggi, con vari artisti. Benissimo, ma guarda, è stato interessantissimo, sì, un sacco di cose. Ti chiediamo come rito finale quello di firmarci le ciabatte. Ci arrivi benissimo. Una dedica, se vuoi metterci qualsiasi cosa, poi queste ciabatte noi la firma, la dedica, quello che vuoi. Quando sarà decideremo cosa farne. Nel frattempo io ho il solito rito che purtroppo mi tocca, ormai mi hanno chiamato in 2-3 trasmissioni. Io ti aiuto a gesti. Mi hanno chiamato in altri podcast proprio per fare solamente questo pezzettino. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale di YouTube e di attivare la campanella per avere sempre nuovi contenuti in esclusiva. Avrete un sacco di contenuti, insomma, anche oggi abbiamo un grande ospite e ce l'avrete gratis solo guardando il nostro video. Se la volete di più della vita, mettete mi piace, commentate, andate ai vostri amici, fate tutto quello che volete. Per chi ci sta ascoltando in podcast lo salutiamo, insomma, direi che l'abbiamo. Attenzione, perché abbiamo una super ciabatta poi. Questa è la prima. Vai. La prima. Bella, guardate. Ve la faccio vedere. Poi facciamo sempre vedere. Il nostro Leonardo mi odia perché faccio questi movimenti. Che... Ringraziamo Leonardo Tiziani per la regia oggi. Ringraziamo. Se avessi anche bisogno di un regista alla tua accademia. Ecco, della tua accademia, se vuoi l'abbiamo venduto a chiunque ormai. Però è veramente bravo. Però, guarda, Leonardo, sentimentiamo stavolta. Hai svoltato. Hai svoltato. Ringraziamo il nostro ufficio stampa. Grazie mille. Ringraziamo Carlos della Caldaia. Grazie Carlos. Grazie Carlos della Caldaia. Che direi che sei stato celerissimo a venire. Assolutamente. Non ringrazierei anche altri, perché sennò. Ringraziamo la Sony per la batteria della macchina di Leonardo. A questo punto Maresca per le ciabatte. Così ringraziamo Maresca per le ciabatte. Guarda qua. Eccolo qua, aspetta. Comunque è bello, graficamente l'ho fatta da tutte e due le parti. Allora, adesso noi le mettiamo qua, adesso andiamo a portarle indietro. Io ti ringrazio veramente tanto. È stato un vero piacere. Sono stato benissimo. Sono nella mia terra, quando sei del Veneto mi sento a casa. Ci siamo detti che ci rivedremo. Come abbiamo detto prima, Lele ci avrà una cena offerta da noi per la giornata, perché volevamo stare ancora insieme e chiedergli tante altre quindi cose. Quindi andremo a cena. E quindi quando sarà venuta la prossima volta, sapere quando si potrà andare fuori a mangiare. Speriamo.
Facciamo ripartire la sigla, ti ringrazio ancora tanto, è stato veramente grazie un piacere. Grazie a voi. Andiamo a portare le ciabatte al mondo.